Rosario Central sogna di Maria che piace anche al Barca. Angel Di Maria compie 35 anni e dovrà decidere del suo futuro nei prossimi mesi. Il Rosario Central sogna di riportarlo a casa, anche se resta viva l'ipotesi Barcellona che lo corteggia da parecchie stagioni. Real Madrid, Ancelotti. VLAHOVIC. Non ci serve un attaccante. Vlahovic, non abbiamo bisogno di un centravanti. Il 9 ce l'abbiamo ed è Karim Benzema. Così il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti alla vigilia della sfida di Liga del Real Madrid con l'Elche. Milan, Maldini, per i rinnovi c'è tempo. In questo momento parlare di rinnovi è riduttivo. I giocatori devono concentrarsi su una competizione importante. Abbiamo lottato 3 anni per arrivare qui, adesso dobbiamo giocarcela con le nostre armi. Così il DT del Milan Paolo Maldini, prima della gara contro il Tottenham su rinnovi di Leao e Giroud. Leeds, SKUBAL ha confermato in panchina. Michal Skubala è stato confermato dal Leeds in panchina dopo le buone prove nelle 2 gare contro il Manchester United. Almeno per il momento, quindi, non verrà cercato un successore dell'esonerato Jesse Marsh. Samp, Trimboli al FERENCVAROS. Luci, Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione al Ferencvaros ITC i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Simone Trimboli. Real, RODRYGO, era tutto fatto con il Barcellona. In un'intervista a Gol, Rodrigo svela un retroscena di mercato. Avevo 2 maglie, una del Barca e l'altra del Real Madrid, e ho dovuto scegliere. È stato molto facile per me scegliere, ha detto l'attaccante del Real. Avevo l'accordo con il Barcellona, ed è stata una sorpresa per me, non mi aspettavo che arrivasse il Real Madrid. È stato uno spavento, ma poi uno dei momenti più felici della mia vita. LA Roma aspetta una risposta da SMALLING per il rinnovo. Secondo Sky Sport la Roma aspetta ancora una risposta da Chris Smalling per il rinnovo di contratto. La dirigenza giallorossa pensa di convincere il centrale a firmare, ma in caso di addio si valuta la possibilità di un investimento importante. Manchester United, pronti 107 milioni per OSIMHEN. Dall'Inghilterra arriva la notizia che il Manchester United starebbe preparando un'offerta di 107 milioni di euro per convincere il Napoli a cedere Osimhen. Sarebbe il trasferimento più caro della storia della Champions League. Salernitana, in arrivo Paulo Sousa. Paulo Sousa è vicinissimo alla panchina della Salernitana. L'accordo è stato raggiunto sulla base di un contratto di 1 anno e mezzo, ma il rinnovo per la prossima stagione è legato al raggiungimento della salvezza. Lo riporta Sky Sport. Gotti in bilico, se salta c'è Semplici. Secondo quanto riferisce Sky, Luca Gotti potrebbe essere allontanato dalla panchina dello Spezia. In caso di esonero il favorito per sostituirlo in panchina resta Leonardo Semplici. AG, Karsdorp. Desidera giocare nella Roma. L'agente di Rick Karsdorp, Johan Hanks, ha parlato del futuro dell'esterno olandese, non vuole giocare più per la Roma. Al contrario, non c'è nulla che desideri di più. Da questa settimana è tornato in forma ed è a disposizione per le partite della Roma. Vuole lottare di nuovo con i compagni di squadra in campo e per il club, che si gioca molto.
Brasile. Danilo. Viene Ancelotti? Vediamo. Lunga intervista a Tutto Sport per Danilo, durante la quale il difensore brasiliano della Juve ha parlato anche della Selecao. Non lo so se è stato il mio ultimo mondiale, mancano ancora 3 anni e mezzo. Gioco in nazionale da più di 10 e dovrò capire se fisicamente sarò ancora all'altezza. E poi non abbiamo ancora il CT del Brasile. Viene Ancelotti? Vediamo. Lui mi volle al Real Madrid, ma quando poi io arrivai, lui non era più allenatore. Spal, esonerato De Rossi. SPAL comunica che Daniele De Rossi è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Insieme a Mister De Rossi, sono stati sollevati dai rispettivi ruoli anche l'allenatore in seconda Carlo Cornacchia, i collaboratori tecnici Emanuele Mancini, Guillermo Giacomazzi e Marcos Alvarez ed il match analyst Simone Contran. La società desidera ringraziare il tecnico ed i componenti del suo staff per il lavoro svolto in questi mesi, augurando loro le migliori fortune professionali per il futuro della loro carriera. Anche il Milan nella corsa a KAMADA. Daichi Kamada, centrocampista dell'Eintracht Francoforte, piace a diversi club. Merito della sua stagione da 13 gol e 5 assist e di un contratto in scadenza a giugno. Secondo Cot Offside anche il Milan si è iscritto alla corsa al giapponese, ma in vantaggio ci sarebbe il Newcastle. Juve. Danilo sul rinnovo. Nei prossimi giorni novità importanti. Danilo, parlando a Tutto Sport, di fatto conferma il rinnovo di contratto con la Juventus. Il mio contratto scade nel 2024, ma nei prossimi giorni ci saranno delle novità importanti. Ho fiducia nel club. Riuscirà a superare pure questo momento. Qui comprendi che ciò che hai fatto sino al giorno prima non basta e sai che devi migliorare ogni volta che ti alzi dal letto. Inter, De Vrij sul rinnovo. Ne stiamo parlando. Stefan De Vrij, difensore dell'Inter, dopo la Sampdoria ha parlato delle trattative per il rinnovo di contratto in scadenza a giugno. Ne stiamo parlando. Siamo in buonissimi rapporti, è una cosa importante le parole a Sky.